O Santo Spirito, tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni e sussurra ai nostri cuori la preghiera che Gesù ha rivolto al Padre alla vigilia della sua passione. Anch'essi siano in noi, così il mondo crederà che tu mi hai mandato. Dopo queste cose, vidi all'improvviso una folla immensa, che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Indossavano vesti bianche e avevano delle palme nelle loro mani. Essi gridavano a gran voce: «La salvezza al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono, agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si prostrarono con le loro facce a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen!» Poi uno degli anziani mi rivolse la parola chiedendomi: «Questi che indossano vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti?» Io gli risposi: «Mio Signore, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello. Per questo motivo sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna rassura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li passerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Parola di Dio.